Agricoltura consulto confronto del neoassessore con i problemi del settore, sentiti gli alluvionati. Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio regionale eletto a novembre si riunirà per la prima volta lunedì prossimo alle 9.30. Lo ha convocato ieri il presidente Marcello Pittella, così come prevede la legge. La nuova giunta regionale, intanto composta tutta da assessori esterni, comincia ad affrontare da vicino i problemi del territorio che è chiamata a governare. In mattinata è toccato al responsabile del Dipartimento Agricoltura incontrare i rappresentanti delle diverse organizzazioni professionali per una prima ricognizione dei problemi. C'era per noi Cinzia Grenci. Prima l'incontro con il Comitato Terra Ionica alla presenza del collega del Dipartimento Infrastrutture Berlinguer. Il neo assessore all'agricoltura Michele Ottati prende appunti mentre il portavoce Gianni Fabris ripercorre la storia recente e triste delle alluvioni che hanno messo in ginocchio aziende e famiglie nell'area del Metapontino. Nel 2011 305 milioni di euro di danni certificati, 25 riguardano direttamente i privati, ma finora solo 14 sono materialmente arrivati e investiti nella riqualificazione del territorio. Solo uno invece è stato destinato alla prevenzione dei fenomeni di usura ai quali i cittadini danneggiati sono fortemente esposti. A questi danni si sono aggiunti quelli delle alluvioni di ottobre e di dicembre. E si è levato di nuovo l'appello a sollecitare il governo a emanare quanto prima il decreto di riconoscimento dello stato di calamità, ma anche a mettere insieme un fondo regionale speciale che dia risposte nell'immediato. Problemi per i quali il neo assessore ha immaginato appunto un approccio interdisciplinare.